Io sarò sempre con voi, al vostro fianco, decaduto o no. Si può far politica anche senza essere in Parlamento. Non è il seggio che fa un leader, ma è il consenso popolare, il vostro consenso. Quel consenso che non mi è mai mancato e che, ne sono sicuro, non mi mancherà neppure in futuro. Anche se... Rinascita di Forza Italia, no all'aumento delle tasse, un attacco alle toghe anche in seguito alla conferma della cassazione al pagamento di oltre mezzo miliardo di euro alla CIR di De Benedetti per il lodo Mondadori, ma nel tanto atteso video messaggio Berlusconi mantiene in vita il governo Letta, per il momento almeno, anche perché le tensioni all'interno delle larghe intese non mancano, anzi tra poco a Palazzo Santivo la Sapienza, la giunta per le immunità voterà per la decadenza del cavaliere dal Senato, un voto decisivo, quello della Giunta, ma non risolutivo sul destino di Berlusconi, legato invece al responso dell'Aula del Senato previsto non prima della metà di ottobre. Intanto a dividere ancora la maggioranza il possibile aumento dell'IVA annunciato dal Ministero dell'Economia per il 1° ottobre, ma se il PD propone di rivedere l'IMU per evitare l'aumento, dal PDL giungono parole di fuoco contro l'innalzamento della tassa, altrimenti a rischio sarebbe la tenuta dell'esecutivo. Anche per Confcommercio l'aumento di un punto dell'imposta porterebbe ad un ulteriore crollo dei consumi e ad un innalzamento dei prezzi.